La notte era tempestosa, non essendosi ancora calmato l'uragano. Il vento ruggiva e ululava su mille toni sotto le boscaglie, torcendo i rami delle piante e facendo volteggiare in alto masse di fogliame, piegando e sradicando i giovani alberi e scuotendo poderosamente quelli annosi. Di tratto in tratto dei lampi abbaglianti rompevano le fitte tenebre e le folgori cadevano, abbattendo ed incendiando le più alte piante della foresta. Era una vera notte d'inferno, una notte propizia per tentare un audace colpo di mano sulla villa. Disgraziatamente, gli uomini dei Praus non erano là ad aiutare Sandokan nella temeraria impresa, e quantunque l'uragano infuriasse, i due pirati non si arrestavano. Guidati dalla luce dei lampi, cercavano di giungere al fiumicello per vedere se qualche prao avesse potuto rifugiarsi nella piccola baia. E senza curarsi della pioggia che cadeva a torrenti, ma guardandosi bene dal farsi schiacciare dai grossi rami che il vento schiantava, dopo 2 ore giungevano inaspettatamente presso la foce del fiumicello, mentre per recarsi alla villa avevano impiegato doppio tempo. In mezzo all'oscurità ci siamo guidati meglio che in pieno giorno, disse Yanez. Una vera fortuna con simile notte. Sandokan scese la riva e, atteso un lampo, lanciò un rapido sguardo sulle acque della baia. Nulla, disse con voce sorda, che sia toccata qualche disgrazia ai miei legni. Io credo che non abbiano ancora abbandonato i loro rifugi, rispose Yanez. Si saranno accorti che un altro uragano minacciava di scoppiare e, da gente prudente, non si saranno mossi. Tu sai che non è cosa facile approdare qui quando infuriano le onde ed i venti. Ho delle vaghe inquietudini, Yanez. Cosa temi? Che siano naufragati? Beh, i nostri legni sono solidi. Fra qualche giorno noi li rivedremo aggiungere. Hai dato l'appuntamento in questa piccola baia, è vero? Sì, Yanez. Verranno. Cerchiamo un ricovero, Sandokan. Piove a dirotto e questo uragano non si calmerà tanto presto. Ma dove andare? Ah, vi sarebbe la capanna costruita da Giro Batollo durante il suo soggiorno in quest'isola, ma dubito di poterla trovare. Gettiamoci in mezzo a quel macchione di banani. Le gigantesche foglie di quelle piante ci ripareranno alla meglio. Meglio costruire una tappa, Yanez. Ah, non ci avevo pensato. Fra pochi minuti possiamo averlo. Servendosi dei kris, tagliarono alcuni bambù che crescevano sulle rive del fiumicello e li piantarono sotto un superbo pombo, le cui fronde, assai fitte, erano quasi bastanti per ripararli dalla pioggia. Incrociatili come lo scheletro di una tenda a due tetti spioventi, li coprirono con le gigantesche foglie dei banani, sovrapponendole in modo da formare due tetti pioventi. Come Yanez aveva detto, pochi minuti furono sufficienti per costruire quel riparo. I due pirati vi si cacciarono sotto, portando con loro un grappolo di banani. Poi, dopo una parca cena composta unicamente di quella frutta, cercarono di addormentarsi, mentre l'uragano si scatenava con maggior violenza, con l'accompagnamento di lampi e di tuoni assordanti. La notte fu pessima. Parecchie volte Yanez e Sandokan furono costretti a rafforzare la capannuccia e a ricoprirla di frasche e di foglie di banani per ripararsi dalla pioggia diluviale ed incessante. Verso l'alba, però, il tempo si rimise un po' in calma, permettendo ai due pirati di dormire tranquillamente fino alle 10 del mattino. Andiamo a cercare la colazione, disse Yanez quando si svegliò. Spero di trovare ancora qualche ostrica colossale. Si spinsero verso la baia, seguendo la sponda meridionale, e frugando le numerose scogliere, riuscirono a procurarsi parecchie dozzine di ostriche d'incredibile grossezza ed anche alcuni crostacei. Yanez v'aggiunse dei banani ed alcuni pombo, aranci grossi assai e molto succulenti. Terminata la colazione, risalirono verso la costa, verso il settentrione, sperando di scoprire qualcuno dei loro praos, ma non ne videro alcuno veleggiare al largo. La burrasca non avrà permesso loro di riscendere al sud, disse Yanez a Sandokan. Il vento ha soffiato costantemente da mezzodì.
Pure sono inquieto assai sulla loro sorte, amico, rispose la tigre della Malesia. Questo ritardo mi fa nascere dei gravi timori. Ma i nostri uomini sono marinai abilissimi, rispose Yanez. Durante gran parte della giornata si aggirarono per quella spiaggia, poi, verso il tramonto, si ricacciarono sotto i boschi per avvicinarsi alla villa di Lord James Gillon. Credi tu che Marianna abbia trovato il nostro biglietto? Chiese Yanez a Sandokan. Ne sono certo, rispose la tigre. E allora verrà all'appuntamento, purché sia libera. Che cosa vuoi dire, Sandokan? Temo che Lord James la sorvegli strettamente. Diavolo! Però noi andremo ugualmente all'appuntamento, Yanez. Il mio cuore mi dice che io la vedrò. Bada a non commettere delle imprudenze, però. Nel parco e nella villa vi saranno certamente dei soldati. Ah, di questo ne sono certo. Cerchiamo di non farci sorprendere. Agirò con calma. Me lo prometti? Sì. Allora andiamo. Procedendo adagio, con gli occhi in guardia, gli orecchi tesi, spiando prudentemente i fitti cespugli ed i macchioni, onde non cadere in qualche imboscata, verso le 7 della sera giungevano nelle vicinanze del parco. Rimanevano ancora pochi minuti di crepuscolo e potevano bastare per esaminare la villa. Dopo essersi accertati che nessuna sentinella si trovava nascosta in quei macchioni, si avvicinarono alla palizzata e, aiutandosi l'un l'altro, la scalarono. Lasciatisi cadere dall'altra parte, si cacciarono in mezzo alle aiuole, devastate in gran parte dall'uragano, e si nascosero fra un gruppo di peoni e di cina. Da quel luogo potevano osservare comodamente ciò che accadeva nel parco e nel villino, non avendo dinanzi che dei radi alberi. Vedo un ufficiale da una finestra del villino, disse Sandokan. Ed io una sentinella che veglia presso l'angolo del padiglione, disse Yanez. Se quell'uomo rimane colà, anche dopo calate le tenebre, ci darà non poco fastidio. Lo spacceremo, rispose Sandokan risolutamente. Ah, sarebbe meglio sorprenderlo ed imbavagliarlo. Hai qualche corda tu? Ho la mia fascia. Ah, benissimo. Là, bricconi! Cos'hai, Yanez? Non hai osservato che hanno messo le inferriate a tutte le finestre? Maledizione di Allah! Esclamò Sandokan con denti stretti. Ah, fratellino mio, Lord James deve conoscere molto l'audacia della tigre della Malesia. Perbacco, quante precauzioni! Allora Marianna sarà sorvegliata. Certamente, Sandokan, e non potrà recarsi al mio appuntamento. È probabile, Sandokan, ma la vedrò ugualmente. E in quale modo? Scalando la finestra. Tu avevi già previsto ciò e le abbiamo scritto che si procurasse una fune. E se i soldati ci sorprenderanno, beh, daremo battaglia. Tu sai che hanno paura di noi, beh, non dico di no, e che noi ci battiamo come 10 uomini. Eh sì, quando le palle non fioccano troppo fitte. Guarda, Sandokan, cosa vedi? Un drappello di soldati che lascia la villa, rispose il portoghese, che si era issato su di una grossa radice di un vicino pombo per meglio osservare. Dove vanno? Lasciano il parco. Che vadano a sorvegliare i dintorni? Lo temo. Meglio per noi. Sì, forse. Ed ora aspettiamo la mezzanotte. Accese con precauzione una sigaretta e si sdraiò a fianco di Sandokan, fumando tranquillamente come se si trovasse sul ponte di uno dei suoi praos. Sandokan, invece, roso dall'impazienza, non poteva starsene fermo un istante. Di quando in quando si alzava per scrutare, cercando di discernere ciò che accadeva nella palazzina del Lord o di scoprire la giovinetta. Dei vaghi timori lo agitavano, credendo che gli fosse preparato qualche agguato nei dintorni dell'abitazione. Forse il biglietto poteva essere stato trovato da qualcheduno e recato a Lord James, invece che a Marianna. Non sapendo più frenarsi,
Continuava ad interrogare Janez, ma questi continuava a fumare senza rispondere. Finalmente giunse la mezzanotte. Sandokan si era alzato di scatto, pronto a slanciarsi verso la palazzina, anche a rischio di trovarsi improvvisamente dinanzi ai soldati di Lord James. Janez, però, che pure era balzato in piedi, lo aveva afferrato per un braccio. Adagio, fratellino, gli disse, tu mi hai promesso di essere prudente. Non temo più nessuno, disse Sandokan. Sono deciso a tutto. Mi preme la pelle, amico. Tu dimentichi che v'è una sentinella presso il padiglione. Andiamo ad ucciderla, dunque. Basta che non dia l'allarme, la strangoleremo. Lasciarono il macchione di peonie e si misero a strisciare tra le aiuole, nascondendosi dietro i cespugli e dietro i rosai di cina che crescevano numerosi. Erano giunti a circa 100 passi dalla palazzina quando Janez fermò Sandokan. Lo vedi quel soldato? Gli chiese. Sì, mi pare che si sia addormentato appoggiato al suo fucile. Tanto meglio, Janez. Vieni e sii pronto a tutto. Ho preparato il mio fazzoletto per imbavagliarlo e io ho in mano il Kris. Se manda un grido, lo uccido. Si cacciarono entrambi in mezzo ad una fitta aiuola che si prolungava in direzione del padiglione. E strisciando come due serpenti, giunsero a soli pochi passi dal soldato. Quel povero giovanotto, certo di non venire disturbato, si era appoggiato al muro del padiglione e sonnecchiava, tenendo il fucile tra le mani. Sei pronto, Janez? Chiese Sandokan con un filo di voce. Avanti. Sandokan, con un salto da tigre, gli si avventò contro e, afferratolo strettamente per la gola, con una spinta irresistibile, lo atterrò. Janez si era pure slanciato, con la testa lo imbavagliò, poi gli legò le mani e le gambe, dicendogli con voce minacciosa: Bada, se fai un solo gesto, ti pianto il mio Kris nel cuore. Poi, volgendosi verso Sandokan, alla tua fanciulla ora. Sai quali sono le sue finestre? Oh sì, esclamò il pirata che già le fissava. Eccole là, sopra quel pergolato. Ah, Marianna, se tu sapessi che io sono qui. Abbi pazienza, fratellino, e se il diavolo non ci mette la coda, la vedrai. Ad un tratto Sandokan retrocesse, mandando un vero ruggito. Che hai? Chiese Janez impallidendo. Hanno chiuso le sue finestre con un'inferriata. Diavolo, beh, non importa. Raccolse una manata di sassolini e ne lanciò uno contro i vetri, producendo un leggero rumore. I due pirati attesero trattenendo il respiro, in preda ad una viva emozione. Nessuna risposta. Janez lanciò un secondo sassolino, poi un terzo, poi un quarto. Ed improvviso i vetri si aprirono. E Sandokan, all'azzurra luce dell'ostro notturno, scorse una forma bianca che riconobbe subito. Marianna, sibilò, alzando le braccia verso la giovinetta che si era curvata sull'inferriata. Quell'uomo, così energico, così forte, vacillò come se avesse ricevuto una palla in mezzo al petto e rimase lì, come trasognato, con gli occhi sbarrati. Pallido, tremante. Un leggero grido irruppe dal petto della giovane Lady, che aveva subito riconosciuto il pirata. Andiamo, Sandokan, disse Janez, salutando galantemente la giovinetta. Raggiungi la finestra, ma spicciati, che qui non tira buon vento per noi. Sandokan si slanciò verso la palazzina, s'arrampicò sul pergolato e si aggrappò ai ferri della finestra. Tu! Esclamò la giovinetta pazza di gioia. Gran Dio, Marianna! Oh mia adorata fanciulla, finalmente ti rivedo. Tu sei mia, è vero, mia, ancora mia. Sì, tua, Sandokan, in vita e in morte, rispose la Lady. Vederti ancora dopo d'averti pianto per morto. È troppa gioia, amor mio. Mi credevi adunque spento? Oh sì, e ho sofferto assai, immensamente. Credendoti perduto per sempre. No, no, diletta Marianna, non muore così presto la tigre della Malesia.
Sono passato senza essere ferito in mezzo al fuoco dei tuoi compatrioti. Ho attraversato il mare, ho fatto appello ai miei uomini e sono tornato qui alla testa di 100 tigri, pronto a tutto per salvarti. Sandokan, Sandokan, ascolta ora, perla di Labuan, rispose il pirata. E qui, Lord? Oh, sì, e mi tiene prigioniera, temendo la tua comparsa. Oh, ho veduto dei soldati. Eh sì, e ve ne sono molti che vegliano dì e notte nelle stanze inferiori. Sono circondata dappertutto, Sandokan, chiusa fra le baionette e le inferriate, nell'assoluta impossibilità di fare un passo all'aperto. Mio prode amico, temo di non poter mai diventare tua moglie e di non poter essere mai felice perché mio zio, che ora mi odia, non acconsentirà mai a imparentarsi con la tigre della Malesia. E tutto farà per allontanarci, per frapporre fra me e te l'immensità dell'oceano e l'immensità dei continenti. Due lacrime, due perle caddero dai suoi occhi. Tu piangi, esclamò questi con strazio. Amor mio, non piangere, o io divento pazzo e commetto qualche follia. Odimi, Marianna. I miei uomini non sono lontani. Oggi sono pochi, ma domani o posdomani saranno molti e tu sai quali uomini sono i miei. Per quanto il Lord barrichi la villa, noi entreremo. Dovessimo incendiarla o rovesciare le muraglie, io sono la tigre e per te mi sento capace di mettere a ferro e fuoco non la villa di tuo zio, ma Labuan intera. Vuoi che io ti rapisca questa notte? Non siamo che due. Ma se vuoi, noi infrangeremo i ferri che ti tengono prigioniera. Dovessimo pagare con la nostra vita la tua libertà. Parla, parla, Marianna, che il mio affetto per te mi rende pazzo e mi infonde tanta forza da espugnare da solo questa villa. No, no, esclamò ella. No, mio valoroso. Morto tu, cosa sarebbe di me? Credi tu che io sopravviverei? Ho fiducia in te, sì. Tu mi salverai, ma quando saranno giunti i tuoi uomini? Quando tu sarai forte, potente tanto da schiacciare gli uomini che mi tengono prigioniera o da rompere le sbarre che mi rinchiudono? In quell'istante si udì sotto il pergolato un leggero fischio. Marianna trasalì. Hai udito? Disse. Sì, rispose Sandokan. E Yanez che si impazienta. Ma forse ha scorto un pericolo, Sandokan. Nelle ombre della notte forse si cela qualcosa di grave per te, o mio prode amico. Gran Dio, l'ora della separazione è giunta. Marianna, se ci dovessimo non vedere più, non dirlo, amor mio, poiché dovunque avessero a portarti, io saprei raggiungerti, ma intanto si tratta di poche ore, mia diletta. Domani forse i miei uomini giungeranno e sfonderemo queste muraglie. Il fischio del portoghese si udì un'altra volta. Parti, mio nobile amico, disse Marianna. Tu corri forse dei grandi pericoli. Oh, io non li temo. Ma parti, Sandokan, ti prego. Parti prima che ci sorprendano. Lasciarti. No, non so decidermi ad abbandonarti. Oh, ma perché non ho condotto i miei uomini qui? Avrei potuto assalire improvvisamente questa casa e rapirti. Ma fuggi, Sandokan. Ho udito un passo nel corridoio. Marianna! In quel momento, nella stanza, echeggiò un urlo feroce. Miserabile! Tuonò una voce. Il Lord, poiché era proprio lui, afferrò Marianna per le spalle, cercando di staccarla dai ferri, mentre si udivano levare i chiavistelli alla porta del pianterreno. Fuggi! Gridò Yanez. Fuggi, Sandokan! Ripeté Marianna. Non vi era un solo momento da perdere. Sandokan, che ormai si vedeva perduto se non fuggiva, con un salto immenso attraversò il pergolato, precipitandosi nel giardino.